Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Come avrai potuto notare dal titolo, come essere felice è un argomento abbastanza interessante, però ti voglio farti notare subito una cosa. Questo tema risponde a una domanda: ma posso essere veramente felice? Certo, e tu potrai dire: come fai ad avere questa certezza? Semplice, perché ho passato tantissimi anni della mia vita a essere una persona infelice, senza gioia, scontenta, arrabbiata, triste, malinconica, e soffrivo tanto. Ma un giorno ho trovato proprio la vera felicità, ma non quella felicità che va e viene, la felicità quella vera, quella costante, quella che appaga tutto il tuo essere, quella che ogni uomo desidera. E in questo video, alla fine di questo video, ti svelerò ciò che mi ha reso veramente felice. Ecco, quindi ti consiglio di guardarlo tutto per intero, perché parleremo di argomenti molto interessanti. Allora, iniziamo innanzitutto a considerare il significato letterale di questa parola. Cosa significa felicità? Ed è lo stato d'animo di chi ha appagato tutti i suoi desideri. È un intenso stato emotivo che porta gioia, ma una gioia che invade sia il corpo, l'anima, lo spirito. Ecco perché oggi la felicità è un sentimento che è ricercato da chiunque, proprio perché ti dà un appagamento totale, potremmo dire. Il contrario di felicità invece è proprio infelicità, scontentezza, tristezza. Sono sentimenti molto forti che invadono l'intero essere di una persona. Prova a pensare a una persona scontenta. La maggior parte delle volte sarà sempre arrabbiata. Oppure pensa a una persona infelice, e per la maggior parte delle volte è sempre triste. E una persona triste farà fatica anche avere degli amici, perché le persone, già che sono tristi per i fatti loro, se vedono che qualcuno abbia proprio questa tristezza costante, cosa cercheranno di fare? Cercheranno di allontanarlo. Non so se mai ti è capitato, però è così, è un dato di fatto. Quindi la persona triste, la persona infelice, non si sentirà accettata dal gruppo, verrà anzi emarginata. Quindi si viverà, oltre alla tristezza, anche un sentimento di abbandono, di non accettazione, e quindi non farà altro che aumentare ancora di più la sua infelicità. Ecco perché è un sentimento molto forte, molto intenso. Alcuni che vivono questi stati d'animo, è brutto dirlo, ma è una realtà, è un dato di fatto, arrivano anche al suicidio, perché non ce la fanno più, sono sopraffatti da questi sentimenti e quindi hanno bisogno di una via d'uscita. Sì, è proprio una via d'uscita quella che cercano, perché l'infelicità, questi stati d'animo sono così forti che l'uomo non riesce a gestirli. Quindi una persona infelice non solo è in questo stato, quindi triste, angosciata, ma è anche una persona che non è libera, non è assolutamente libera, ma è afflitta, chiusa dentro questi sentimenti. Una persona infelice, anche se volesse essere felice, non ci riesce, perché non è libera di scegliere. Anche se volesse star bene, con tutta la sua buona volontà, non può riuscirci, perché non è libera. Quindi anche se queste persone che vivono questi stati d'animo volessero cambiare, cioè hanno tutta la buona volontà di voler cambiare, non riescono, perché è un lavoro molto intenso, è un lavoro interiore che va fatto, non è un qualcosa che noi possiamo trovare. Ecco, non so, ad esempio, alcuni cercano di trovare la felicità acquistando dei vestiti, pure che non hanno i soldi, fanno di tutto per trovare i soldi, comprano quel vestito e pensano di trovare la felicità. Forse la trovano in un momento, in un tempo determinato, ma non dura per sempre, dura, non so, 10 minuti, un giorno, una settimana, e poi la felicità svanisce di nuovo e quindi avranno bisogno di nuovo di comprare qualcos'altro. Quindi non è un lavoro che può essere fatto con l'esteriore, ma è un lavoro che va fatto interiormente. Attraverso qualche ricerca ho notato alcuni aspetti della felicità, e ci sono molte persone che cercano di trovarla a livello proprio biologico. Dice: cosa stai dicendo? Semplice, alcuni trovano piacere, cioè cercano di trovare felicità, piacere nel mangiare. Tu dirà: ma è assurdo. Eppure è così, ci sono tante persone che testimoniano, dichiarano che quando mangiano è come se provassero un senso di felicità. Il problema è che, come abbiamo detto prima, che è un sentimento che dura per un tempo X, ma poi svanisce di nuovo.
Epicuro, un filosofo greco antico, addirittura lui afferma che la felicità sta nella conoscenza, ossia una persona più conosce e più trova felicità. Ci sono tanti libri, ad esempio, che se tu vai in una libreria cerchi libri motivazionali, sono dei libri che parlano proprio di come essere felici in poco tempo, come avere relazioni migliori, avere una felicità costante. Sono tantissimi, lo sai perché te lo dico? Per esperienza, perché io prima di conoscere questa vera felicità l'ho cercata attraverso questi libri, proprio come dice Epicuro. Quindi studiavo, cercavo di capire, cercavo di imparare da queste persone quelle che sono state le loro esperienze. Ma vuoi sapere una cosa? Dopo aver letto tante e tante di questi libri ero sempre più infelice, non riuscivo a trovare questa felicità. E quindi sì, va bene, tra virgolette, ma non è la vera felicità di cui l'uomo ha bisogno. Alcuni addirittura affermano che la felicità la puoi trovare nel provare tutte le cose belle della vita. Però purtroppo, ahimè, nel provare tante cose che potrebbero sembrare belle, a volte si incappa in qualcosa che non è proprio bello, anzi addirittura a volte è dannoso per l'essere umano. Prova a pensare ad esempio all'alcol, all'eroina, alla cocaina, ai psicofarmaci. Prova a pensare a tutte queste sostanze. Ci sono centinaia, migliaia di persone che cercano di star bene, cercano di trovare quel senso di felicità attraverso queste cose, provano, tra virgolette, ciò che è bello nella vita, ciò che viene venduto per bello, ma in realtà è qualcosa che ti uccide. E anche in questo caso io ti parlo per esperienza, perché ho passato tantissimi anni della mia vita a usare droghe, a bere, a cercare di essere felice attraverso queste sostanze. E vuoi sapere una cosa? Non riuscivo a essere felice, perché quella sostanza mi dava la felicità, tra virgolette, per un tempo, ma finito l'effetto ero peggio di prima, ero più infelice di prima, ero sempre più depresso. Perché? Perché torniamo sempre a questo discorso, che la felicità non la si può trovare neanche in queste cose, anche se danno una parvenza di felicità, non è così. E per concludere, alcuni cercano di trovare la felicità, forse l'abbiamo detto, magari nelle cose materiali, ecco, come ad esempio andare in palestra, dedicarsi al proprio corpo, fare bodybuilding, diventare l'uomo o la donna perfetta, e questo ti fa sentire appagato e soddisfatto e felice, sì, per un tempo. Oppure non so, ci sono tantissime che lavorano per fare soldi, anzi più soldi hanno e più ne vogliono fare, ma in realtà sono veramente felici queste persone? Beh, ti posso citare alcuni esempi di alcuni attori, di alcuni cantanti famosi che avevano tanto, tanti soldi, tanto successo, erano conosciuti anche a livello mondiale. Pensiamo a Kurt Cobain, pensiamo, ne potrei citare tantissime, ma prova a pensare. Questi avevano tutto quello che un uomo potrebbe cercare: fama, posizione, soldi, potere, proprietà, eppure si sono suicidati. Perché? Perché non avevano la felicità, non avevano pace nel loro cuore. Quindi anche in queste cose non puoi trovare niente se non una mera felicità. E in ultimo, considerando ora, dopo aver considerato tutti questi aspetti che non fanno altro che essere solamente dei palliativi, ora andremo a considerare l'ultimo aspetto, che è quello che ti ho promesso di svelarti all'inizio di questo video. E l'aspetto di cui voglio parlare è quello spirituale, ossia la vera felicità, il trovare il vero appagamento, l'essere completamente soddisfatti, trovare quello che ogni uomo desidera, quella pace interiore, quella sensazione di proprio di benessere psicofisico, spirituale, la si può trovare in una reale, intima e personale relazione con Dio. Gesù, parlando alle folle, un giorno disse testuali parole: beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. La parola beato significa proprio felice, ma non la felicità quella come la intendiamo noi, la vera felicità. Quindi Gesù sta dicendo che saranno beati, saranno felici
quelli che saranno affamati e assetati di giustizia. Come avrai potuto notare da questo verso, Gesù non dice se cerchi la felicità sarai appagato, ma beati coloro che avranno fame e sete di giustizia. Quindi la gente cosa fa? La gente si concentra su cercare la felicità. E invece Gesù dice che la felicità sarà un dono gratuito, una conseguenza per quanti inizieranno a cercare la giustizia di Dio. Cosa si intende per giustizia di Dio? Si intende proprio cercare di camminare secondo come Dio vuole che l'uomo cammini, cercare di avere una relazione con Dio, cercare di mettersi in linea con il pensiero di Dio. Questo significa essere affamati e assetati di giustizia. Quindi alla conclusione di questo video potremmo proprio dire così, che la felicità va cercata nella relazione con Dio, in un rapporto intimo e personale con Lui. Ci sono alcuni versi nella Bibbia che incoraggiano proprio questo. Beato l'uomo che confida in Lui. E ancora, sempre Gesù dirà, beato l'uomo che ascolta la parola di Dio e la mette in pratica. Quindi, come hai potuto ben vedere, ed è la parola di Dio che ce lo dice, ci incoraggia a avere una confidenza con il Signore. In questo è il succo della felicità. Io l'ho sperimentato, sono 9 anni che ho una relazione costante con Dio, con Gesù, e ho una felicità meravigliosa, ma non una felicità, come ti dicevo all'inizio, che dura per un tempo, non so, dura per un determinato momento, oppure c'ho un momento di appagamento e poi non ho più niente. No, la felicità che Gesù mi ha dato è una felicità costante, anche quando ci sono state delle difficoltà difficili veramente da sopportare. Dio mi ha dato felicità, mi ha dato quella gioia, quella serenità che Lui ha il controllo di ogni cosa. Quindi, per concludere, voglio dirti questo: non continuare a cercare invano, non continuare a sperimentare a destra e a sinistra cercando di trovare nelle cose materiali la felicità che tanto stai desiderando, che tanto stai cercando, ma prova e vedi quanto Dio è buono. Inizia ad avere un rapporto con Lui, vedrai che Dio non mancherà di venire incontro al tuo bisogno, perché, come dice la scrittura, chi crede in Lui non rimarrà deluso, avrà trovato quello che ha di bisogno. Detto questo, io ti saluto, ti auguro una buona giornata, che Dio benedica la tua vita e che tu possa trovare quello che stai cercando con tanta passione, con tanto desiderio. Dio ti benedica. Shalom.